Sono 80 le aziende agricole, tra fattorie didattiche e fattorie aperte, che i cittadini dell'Emilia-Romagna potranno visitare domenica 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Sono aziende che hanno scelto di produrre con tecniche sostenibili e che puntano alla vendita diretta dei prodotti. L'iniziativa che la Regione Emilia-Romagna propone per la prima volta, e che vede coinvolte tutte le province, tra cui quella di Modena, vuole essere un'opportunità per conoscere il territorio ed il patrimonio agroalimentare, ma soprattutto un'occasione di riflessione sul valore del cibo attraverso la diretta testimonianza degli agricoltori. L'adesione alla giornata dell'alimentazione, promossa dalla FAO e giunta alla 60ª edizione, mette in luce il valore culturale ed etico del cibo e le opportunità offerte dall'agricoltura, in particolare quella sostenibile e da filiera corta, dove con tecniche produttive attente alla salute e all'ambiente e con la riduzione dei passaggi dalla produzione al consumo, l'agricoltura vuole difendere sia il reddito dei produttori, sia promuovere le responsabilità e la partecipazione dei consumatori. In provincia di Modena, attraverso i finanziamenti della misura 311 del programma di sviluppo rurale, asse 3, qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti, ovvero l'integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo, l'accrescimento dell'attrattività dell'ambiente rurale e la realizzazione di interventi di recupero di immobili da destinare all'attività agrituristica e didattica. Bene, ci troviamo a Casteldaiano, questo è lo stabilimento di lavorazione e sacchettamento della Patfrut. Riparliamo quindi della patata di Montese, che in questo caso viene lavorata appunto in uno stabilimento a pochi passi dal comune di Montese. Allora raccontaci cosa avviene e come mai l'idea di mettere su questa linea appositamente per la patata. Ecco, la collaborazione con la Patfrut è nata proprio da questo motivo, cioè di poter installare una, in questo caso, confezionatrice da 2 kg in collaborazione, perché sennò comportava un investimento notevolissimo che noi piccoli di Montese da soli non ce l'avremmo potuta fare a investire. Quindi noi ci siamo limitati alla parte pesatrice, confezionatrice, mentre la parte aveva già tutto il retroterra, quindi il rovesciatore, la selezione, la logistica. Quindi questa collaborazione è venuta, diciamo, a occasione. Quindi il prodotto arriva in questo stabilimento, non solo quello tuo, Mario, ma anche dei consorziati, diciamo. Certo, quelli dell'associazione dei produttori patate di Montese, che conferiscono il prodotto, viene conferito qui, qui c'è la cella anche di conservazione, viene conferito, poi al bisogno viene lavorato e viene spedito alla grande distribuzione. Quindi ovviamente il prodotto, la patata, deve avere i requisiti richiesti, insomma, dal disciplinare della patata di Montese. Assolutamente. Dopodiché, ecco, questa confezione è stata studiata appositamente per consentire al consumatore di arrivare a casa in modo agevole, insomma, con 2 kg e nel giro di un paio di volte, insomma, se la consuma. Non ci sono più i problemi di tenerla al buio, questa può essere conservata in frigo, non si va per tempi lunghi, 2 kg un consumatore li consuma in una settimana, insomma. A differenza di dei sacchi di 10 kg che invece richiedono intanto un luogo ideale di stoccaggio, e non tutti hanno la possibilità di stoccare anche un quantitativo che sembra poco, ma in realtà 10 kg vanno, per chi abita in un appartamento, diventa impegnativo. Assolutamente, ormai tutti sanno che la patata va conservata assolutamente al buio, quindi già un problema quello. E poi la temperatura non deve andare sopra gli 8 gradi, insomma, di conservazione. Perché se la conservo già a 10 o 12 gradi, la patata, che è un prodotto vivo, questa si mette subito, sente la temperatura giusta e casomai anche l'umidità, comincia a mettere fuori i germoglini, capito? Non sono assolutamente niente di trascendentale. Se noi analizziamo un sacchetto, allora qua questo impianto cosa fa esattamente? Già viene codificato con il codice barre, c'è già prestampato, vengono prestampate tutta una serie di informazioni, no, per il consumatore. Certo, le informazioni generali sono sul sacco, quindi patata di Montese, sacco marchio camerale, patata di Montese, ente certificatore, il CERMET in questo caso,
e dietro invece viene riportato, oltre alle caratteristiche generali di cosa, come si usa la patata gialla, la bianca e la rossa, viene apposta l'etichetta del produttore, quindi tracciabilità totale. Chi prende questo sacco di patate sa da dove, da che azienda viene. In questo caso patata di Montese, varietà, seppure varietà spunta pasta gialla, prodotta da azienda agricola Il Palatino, numero dell'azienda rispetto al marchio e tutti i dati, il lotto di confezionamento che in questo caso è la data di oggi. Massima trasparenza quindi su quello che contiene la confezione. Assolutamente, tracciabilità assoluta, qui c'è il produttore, c'è il numero di telefono, quindi reperibili in ogni momento. Per qualsiasi... Quando avete iniziato con questa esperienza? Questa esperienza è partita, la grande distribuzione in particolare ce l'ha chiesto, ce l'aveva già chiesto la campagna scorsa. Noi appunto per mettere in piedi tutta questa tecnologia che non è stata semplice, siamo partiti col 1 gennaio, quindi il 1 gennaio 2011 abbiamo terminato la campagna 2010 e adesso siamo alla quella del 2011. Prima, a proposito di campagna, quando eravamo in campo mi dicevi che più o meno il prodotto che viene coltivato nel comprensore della patata di Montese circa dai 15 ai 18 mila quintali. Okay. Quanti di questi quintali, di questo prodotto, viene confezionato in questo modo e distribuito attraverso la grande distribuzione? Siamo, diciamo, come presunzione, perché comunque è il primo anno, saremo sui 2.000-2.500 quintali che vanno destinati ai 2 kg. Poi tutto il resto va confezionato da 5, da 10. Per i mercati normali che ogni azienda ha, che ogni impresa fa le fiere, la fiera della patata del 18 settembre a Montese, insomma, ognuno ha i suoi canali comunque di aziende agricole e in più si conferisce per la grande distribuzione per i 2 chili. Mario, parliamo un po' di prezzi, anche se non è sempre facile azzeccare o comunque sapere in questo preciso istante quali saranno i prezzi, però è chiaro che un prodotto così confezionato, così lavorato, quindi una garanzia che dà il consumatore, che dà il produttore, il consumatore va riconosciuto in termini economici al produttore. Quindi, questo viene riconosciuto poi un valore aggiunto rispetto a, diciamo, alla patata che viene venduta normalmente in sacchi da 10 kg. Ma io parlo del trascorso più che del futuro per i prezzi, di quello che è già certo. Posso dire qualcosa, insomma, di come è andata la campagna chiusa a maggio, per cui noi abbiamo riconosciuto ai produttori, quindi i produttori sono riusciti a ottenere un prezzo di prodotto, diciamo iniziale, di prodotto dalla campagna di 45 centesimi al chilo, quindi non è assolutamente, diciamo, da buttare via, perché se noi teniamo conto, in pianura l'anno scorso erano apprezzate anche in pianura, ma quest'anno in pianura siamo partiti 16-18 centesimi, parlo di prodotto in campo, appena raccolto. Noi in montagna come minimo spese ne abbiamo 30-35 centesimi solo di produzione, quindi al di sotto non possiamo produrre perché abbiamo tutti i disagi della montagna, tutte quelle robe lì, quindi andremo in rimessa, quindi chi è che lavora in rimessa? Ecco, 45, insomma, un agricoltore gli viene riconosciuto un utile discreto, insomma. E quindi voi vi aspettate anche per il 2011 che ci sia una tendenza di questo tipo? Assolutamente, anche se i prezzi sono partiti molto bassi, però noi, come dico, la COCI riconosce il prezzo dell'anno scorso. Un'esperienza quindi, Mario, che ha dato i suoi frutti, partita bene, cosa vi aspettate per il futuro? Noi spereremo di continuare questa collaborazione, noi produttori di Montese, con la Patfruit che ci fornisce la logistica e i servizi, e la grande distribuzione che ci ritira il prodotto ad un prezzo abbastanza remunerativo. Questa collaborazione che possa continuare per poter tenere sulla patata di Montese, perché altrimenti insomma, direi che l'esperienza va a chiudersi. Noi non vogliamo, insomma, ancora vogliamo insistere e continuare a produrre una patata di assoluta qualità, perché veramente ce lo riconoscono quest'anno in modo particolare. Quest'anno ha un sapore e un,
è una grana che era molto che non trovavano delle patate così. Bene Mario, con questo auspicio noi ci salutiamo, ti ringraziamo per averci accompagnato insomma in questa giornata dove abbiamo visto l'escavazione e anche l'insacchettamento di questo prodotto. Si conclude questa puntata del Cielo Aperto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo che chi volesse vedere questa puntata può accedere al sito a cieloaperto.com. Arrivederci.